Tanti volti nuovi con una rosa ulteriormente ringiovanita. Non solo, il Pescara proverà a patrimonializzare il più possibile. Lo sta per fare con Niccolò Squizzato, 21enne regista ex Juve Stabia e Renate. Operazione ai dettagli. Il metodista originario di Gallarate arriverà a titolo definitivo dell'Inter. C'è solo da stabilire la percentuale sulla futura rivendita. Si parla del 30% da riconoscere al club nerazzurro. Si chiude lunedì, salvo imprevisti. Come si Diceva in Serie C squizzato ha indossato le maglie della Juve Stabia 12 presenze due stagioni or sono e del Renate nel torneo appena concluso, complessivamente 30 gettoni e due reti. Si tratta di un calciatore di qualità e struttura fisica: 186 centimetri, piede destro squizzato e dotato di un buon tiro. Altresì, in chiusura, le trattative legate al prestito secco dalla Fiorentina del promettente centrale mancino Lorenzo Lucchesi, classe 2003, soprattutto del ritorno di Davide Merola che anche ieri ha telefonato a Zeman ribadendo la volontà di restare alle sue dipendenze. L'esterno non ha preso in considerazione le offerte di Ternana, Ascoli e Feralpisalò. L'Empoli, proprietario del cartellino, non ha proposto alcun rinnovo al calciatore il cui contratto scadrà tra un anno. Dunque strada in teoria spianata. Di certo nella trattativa per la cessione a titolo definitivo sarà inserita una percentuale a favore dell'Empoli su la rivendita futura del giocatore. In stand-by l'operazione Tujov, costi al momento eccessivi. Il centrocampista Estone, ex Carrerese classe 2001, è in scadenza con la spalla. Come anticipato dell'Icarri ha messo nel Mirino la mezzala a Riccardo Collo del 25 anni da compiere di proprietà del Siena che rischia l'esclusione dal campionato di Serie C tra gli obiettivi il 23enne Daniel Sannipoli del Latina interno di centrocampo, laterale di spinta, insomma, autentico gialli, in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno basso di una difesa a 4. In tema di terzini Dellicarri sempre vigile su Costa per la fascia mancina. Tentativo infruttuoso invece per l'italo-ivoriano David Bois, classe 2001, scuola Roma di proprietà della Regina. Lo scorso anno solo nove presenze in B. Se dovesse lasciare il club calabrese, Bois resterebbe comunque in cadetteria. Sarà più o meno rifondazione anche nel Pineto, neopromosso in C. Il club del presidente Brocco verrà inserito nel girone B. Certa la conferma di Della Quercia e Foglia. Il neo di Marcello Di Giuseppe si affiderà all'esperienza della portiere Tonti e del 34enne regista Stefano Amadio. Un ritorno a Pineto per l'ex Teramo Chieti. In attacco Colpo Gambale, punta centrale 25 anni da compiere, ex Avellino, in evidenza soprattutto a Montevarchi, due stagioni or sono, 12 gol in 35 presenze, alla prima esperienza in Serie C. L'operazione verrà ufficializzata all'inizio della prossima settimana. Nel 3-5-2 di Daniele Amaulo, Gambale e complementare per caratteristiche al confermato Giambè. Dal Pescara arriveranno Ingrosso, Germinario e Lombardi, per Belloni invece si vedrà.